Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giugherina in questo nuovissimo e sicuramente questa volta ultimo episodio su Doki Doki Literature Club. Perché ragazzi, effettivamente avremmo finito ieri a tutti gli effetti appunto questa serie. Però ragazzi, sfiga ha voluto che io mi dimenticassi del consiglio che mi aveva dato il mio amico Christian, che saluto, che mi aveva detto: guarda, quando ricomincerai una nuova partita per terminare in tutti, insomma, a tutti gli effetti appunto il good ending, ricordati di dedicarti di nuovo solo ed unicamente a Natsuki per far sì di poter vedere anche la sua morte prima della fine del gioco. Però appunto io me ne sono dimenticata, ragazzi. Infatti, quando ci è stata data la possibilità di comporre le poesie, ho alternato proprio alla cazzo di cane, diciamocelo, le parole. E quindi il gioco non ha recepito che io volessi dedicarmi ancora solo ed unicamente a lei, e quindi non, insomma ragazzi, non si è presentata l'occasione di vedere anche la sua morte. Siccome io ero curiosa di vedere anche questa cosa, per quanto macabra sia, vi avevo quindi promesso che avrei registrato a parte un altro video per vedere appunto questo evento. Quindi ho cancellato, ragazzi, il file first run, come ho fatto l'altra volta, e ovviamente quindi il gioco si è come resettato. Non c'erano più salvataggi, non c'era più niente, ho dovuto ricominciare da zero. E tra l'altro ragazzi, siccome appunto il gioco pensa che sia la nostra prima partita, non mi permetteva di saltare i dialoghi. Sapete che c'è l'opzione per saltare e quindi andare più veloce, purtroppo non era selezionabile, quindi immaginerete che ho dovuto sorbirmi tutti i dialoghi, ragazzi, premendo continuamente invio proprio a raffica per far sì che andassero il più veloce possibile. Quindi siamo arrivati qui, io volevo ripartire da qui, ragazzi. Siamo ovviamente al giorno che precede il festival, anzi sarebbe meglio dire al pomeriggio che precede il festival, per cui siamo appunto verso la fine, ragazzi. Io appunto cercherò di andare il più veloce possibile, tanto sti dialoghi li abbiamo retti e riletti. Arriverà ovviamente Sayori a sorpresa davanti casa nostra e dovremo quindi dirle purtroppo che rimarremo sempre soltanto amici. Questa è una cosa che continuerà sempre, ragazzi, a farmi male al cuore, però purtroppo non abbiamo alternative. Ok, ecco qua ragazzi, selezioniamo questa risposta. Purtroppo è una cosa che le farà tanto male. Sappiamo già come andranno a finire le cose. Purtroppo dovremo nuovamente assistere alla morte di Sayori, ragazzi, per la terza volta, quando io non avrei mai più voluto assistervi. Insomma, dopo averla vista una volta, ragazzi, mi è bastato e mi è avanzato. Per cui eccoci qua finalmente. Io direi un attimo di salvare, perché non si sa mai. Siamo al giorno del festival, per cui adesso ovviamente entreremo in classe, incontreremo Monica. Dopo purtroppo aver letto anche la poesia assolutamente farneticante di Sayori sull'opuscolo, ovviamente il nostro protagonista si deciderà ad andare a casa sua, per cui dovremo rivedere per l'ennesima volta questa scena assolutamente orribile. Una volta, ragazzi, vi giuro che non ce la faccio a guardarla senza provare nulla, quindi... Tra l'altro ci hanno messo apposta questa musica, ragazzi, e quindi... Aspettate un attimo, ragazzi, adesso che ci penso... Non vedremo adesso la morte di Natsuki. Dovrò di nuovo cominciare il gioco. Quanto sono stupida. Io ero sicura, ragazzi, che l'avremmo vista dopo la morte di Sayori, ma mi sbagliavo proprio alla grandissima. Per cui dovrò di nuovo cominciare un'altra partita.
Ragazzi, vi chiedo veramente scusa, sono stata stupida perché ero convinta che l'avremmo vista adesso. Però vabbè, rivivremo insieme anche questi altri momenti. Tanto ragazzi, i momenti dei glitch e dei bug a quanto pare hanno sempre qualcosa di nuovo. Per cui direi di andare avanti veloci come sempre. E quindi al momento di comporre le poesie, questa volta dovremo davvero dedicarci solo ed unicamente a Natsuki, perché in quel caso mi è stato detto, prima della morte di Yuri assisteremo appunto alla morte di Natsuki. Per cui ovviamente ragazzi a voi risparmierò tutti questi punti morti e ci vedremo quando sarà per esempio il momento di comporre le poesie. Ok, per esempio questa volta ragazzi, quando è subentrata Monica, non ha avuto quel glitch che le cambiava un po' l'aspetto. Per esempio vedete che le cose cambiano di volta in volta, e quindi ogni volta ragazzi è una assoluta sorpresa questo gioco. Per cui magari vi farò vedere soltanto i momenti più spaventosi. Ok, è arrivato il momento di comporre la prima poesia. Per cui come sempre ragazzi abbiamo sbloccato una poesia speciale, poesia che avevamo però già letto. Sappiamo che sicuramente ragazzi questa poesia purtroppo è di Natsuki. Per cui eccoci qua, facciamo attenzione e cerchiamo di scegliere questa volta parole soltanto per Natsuki. Per cui rossetto, zucchero, che a volte sembrano farlo apposta ragazzi, a me mi sembra non ci siano parole per lei, ne sceglierò una a caso. Per fortuna natura non c'era fra queste, a meno che non me la sono persa. Puff, bisbiglio, dolcezza, broncio, puffet, cioccolato, infanzia, coniglietto, gattino, bolle, topo, anime, papino, cagnolino, kawaii, non so come si legge, saltare, ostinato. Ah ecco, niente, vabbè, l'ultima è andata a Yuri, ma penso, mi auguro che le cose siano a posto stavolta. Ok, continuano i glitch ragazzi. Natsuki, ok, è arrivato il momento di seguire Natsuki questa volta ragazzi, nella route tutta buggata. Per cui facciamo attenzione, perché appunto potrebbe succedere, ecco infatti, qualcosa che fino ad ora non abbiamo mai visto. Perché nelle route buggate finora ragazzi, che ne abbiamo viste due, abbiamo visto sempre soltanto la route di Yuri. Per cui fottuta Monica, non rimette mai a posto la mia roba. Che senso ha tenere ordinata la tua collezione se poi arriva qualcuno a mettertela sotto sopra? Ok, manga, leggi manga, giusto. Questo comunque è il dialogo che abbiamo già letto nella route di Natsuki, dovrebbe essere. Ok, perfect girls, bla bla bla. Non giudicare un libro, sarà dalla copertina, credo. Cominciano a venire fuori aspetti suoi ragazzi folli, per cui siamo sicuri per ora che stiamo seguendo la sua route, e quindi questo ovviamente mi rassicura. Ok, continuerò ad andare avanti veloce, tanto non credo che fra questi dialoghi c'è qualcosa che non abbiamo già letto, a meno che non escono delle scritte in grassetto, diciamo così. Mio padre, no cazzo, me lo son saltato. Mio padre mi ammazzerebbe, c'era scritta una cosa del genere. Accidenti, lo rileggerò soltanto quando editerò il video. Per cui devo fare attenzione a non premere troppo rapidamente invio ragazzi, per andare avanti, perché quella frase era diversa e me la sono persa. Che sta succedendo? Il tempo passa, Natsuki è stranamente tranquilla, le lancio uno sguardo. Ma che cazzo? Sembra che si stia per addormentare. Ehi Natsuki. Sì? All'improvviso Natsuki si accascia su di me. Ehi! Oh! Oh, accidenti! Natsuki, stai bene? Ecco, Monica fruga nella sua borsa e tira fuori una sorta di barretta proteica.
La lancia in direzione di Natsuki, manco fosse un cane. Tutto in un tratto gli occhi di Natsuki tornano a illuminarsi. Si avventa sulla barretta proteica e ne strappa via la carta in un istante. Ti ho detto di non darmi... Senza nemmeno finire la frase se la infila tutta in bocca. What the fuck? Non preoccuparti, giocherina, sta bene. È una cosa che le succede di tanto in tanto. È per questo che tengo sempre in borsa uno snack per lei. Ad ogni modo, perché non iniziamo a scambiarci le poesie? Ok, direi che è stato il conto terrificante. Va bene, è arrivato il momento di farle leggere la nostra poesia. Iniziamo con quello che non mi piace innanzitutto. Natsuki rilegge la poesia. Ok, penso che questo dialogo pure, ragazzi, sia uguale. Mi stai dicendo che ti è piaciuta? Vabbè, ok, sì, le è piaciuta comunque. Ok, la poesia è la stessa, ragazzi. Le aquile possono volare, per cui andiamo avanti anche qua. Non me lo aspettavo. come sempre, ragazzi, come qualsiasi cosa succede in questo gioco, eh. Ok, andiamo avanti pure qua. Lei capisce che è qualcosa che scriverebbe Natsuki. Attenzione, se ti interessa Natsuki ti resterà incollata. Sono andata veloce, ragazzi, ma sta dicendo qualcosa che non ci ha mai detto. Attenzione. Suo padre non le dà mai i soldi per il pranzo e non le lascia mai del cibo in casa, quindi è quasi sempre di pessimo umore. Ma ogni tanto finisce per perdere tutte le forze, come poco fa. È solo un'ipotesi, ma credo che la sua bassa statura sia dovuta alla malnutrizione che interferisce con la sua crescita. Oh beh, c'è anche chi preferisce le ragazze bassine. Scusa, stavo solo cercando di guardare il lato positivo. Quindi qua viene svelato già di più l'arcano, nel senso che il padre la maltratta, ragazzi, e non le lascia cibo in casa. Ma che cazzo stiamo a dire? Ma di che stiamo a parlare? E lui non ha fatto una piega, ovviamente. Vabbè, buco nel muro, è sempre la stessa. Per cui probabilmente queste sono uguali, queste frasi. Ok, anche il consiglio del giorno è identico. E mi chiedo come può svilupparsi appunto la cosa di Natsuki, ragazzi. Cioè, cominciare ad avere un pochettino di paura, sinceramente, eh? Che vabbè, a Yuri la poesia non piace. Penso che questo dialogo sia fondamentalmente uguale, per cui andrei avanti abbastanza spedita. Qua ci dà adesso la possibilità di saltare il dialogo, ragazzi. Non so perché, ma a questo punto, onde evitare di perdermi qualcosa, preferisco andare avanti io manualmente. La poesia pure era uguale. Strano che fino ad ora, ragazzi, non è successo nient'altro di strano, eh? Per cui, eccoci qua, con lei dovrei aver finito. Adesso un po' discuteranno. Ok, infatti la musica sta cambiando, attenzione, attenzione. Credo che adesso Monica ci porterà... Ok, sta succedendo la stessa cosa. Aiuto, 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 aiuto! Calma! È andata avanti veloce, ragazzi, eh? Ovviamente continuiamo a selezionare Natsuki. Credo sia l'unica cosa da fare. Scusa, Monica, ma... Ho continuato a cliccare su Natsuki, ma ovviamente Monica ci ha portati fuori, ragazzi. Per cui... Sono curiosa perché questa volta ovviamente non usciremo dall'aula a cercare Yuri, ma succederanno altre cose nell'aula con Natsuki. Per cui le cose, ragazzi, si svilupperanno in maniera diversa. Quindi dobbiamo stare a vedere cosa succede fino ad allora. Ok, boom, di nuovo ci ha portato direttamente alla poesia. Bisbiglio, colore, topo, coniglietto, puff, kawaii, bolle, irritabile, soffice, gattino, boop, dopodiché, cascata, anche se non sbaglio le piace, giochi, continuiamo a selezionare parole solo ed unicamente per lei, ragazzi, rossetto, fiocco, calzini, che sempre troneggia, ragazzi, come parola. Infanzia, perfect e carino, perfetto. Questa volta le abbiamo selezionate tutte e 20. L'altro giorno, eccoci qua, siamo di nuovo qui. Yuri, come sempre, arriva mezza buggata. Monica non è ancora qui.
Ok, questa volta ragazzi di nuovo però parliamo faccia a faccia con Yuri, per cui dice che vorrebbe scusarsi con Natsuki. Cioè si è scusata con Natsuki. Sì vabbè, ma io non voglio cagarti a te, capito? Per cui eccola qua. È arrivata, Natsuki si comporta come se non fosse successo assolutamente niente. Per cui questo dialogo già l'avevamo letto la prima volta, quindi credo che non ci sarà niente di diverso perché sta interagendo con Yuri. Ok, qualsiasi cosa ti passi per la testa sono sicura che non è nulla, non mi pare sia successo niente di male. Se quel tipo di persona si preoccupa troppo per delle sciocchezze, vero? Questo pure l'avamo... Eccolo là di nuovo. Ok, eccolo là di nuovo ragazzi. Il bug è che non è successo ieri, eccolo qua che... arriva. Ok, mi ha fatto paura, paurissima di nuovo ragazzi. Non ti odio, andiamo avanti, bla bla bla. Eccola qua che arriva. Per cui questa volta non ci chiuderemo nel ripostiglio con Yuri, in cui ragazzi, il momento in cui avveniva quel bug assolutamente terrificante, ma vedremo cosa succederà questa volta con Natsuki. Tra l'altro Natsuki è già corsa verso il ripostiglio. Giocherina, visto che i tuoi complimenti mi hanno messo in buon umore, mi chiedevo se oggi ti andassi a passare un po' di tempo con me. Volevo dire qui nel club, penso di sì, non posso dirti di no. Ma scusami, ma prima vorrei assicurarmi, perfetto, che Natsuki non mi stia aspettando. Quando ieri abbiamo finito di leggere, lei sta bene, si è messa a leggere laggiù, vedi? Non preoccuparti troppo di lei, è abituata a essere ignorata. Senti chi parla, dai andiamo di là. Ma non voglio... Ma non voglio, scusa, oh, ma che cazzo succede? Il ritratto di ma scusa, non voglio passare tempo con lei, oh. No, raga, ma scusate. Ma scusate, no, io volevo passare altro tempo con lei. Cioè, no, raga, se mi va a merda pure stavolta. Pensavo stesse andando bene. Stesse andando bene la cosa, eh. Ma non voglio sedermi con lei, ma perché? Scusa. No, raga, non ci sto a credere, ma perché? Ragazzi, è impossibile che io abbia sbagliato qualcosa perché nella poesia avete visto, ho selezionato solo ed unicamente parole dedicate a Natsuki. E quindi non capisco perché adesso stia passando il tempo con Yuri. Questo probabilmente perché comunque a fine gioco si deve assistere anche alla morte di Yuri, questo lo so perché... mi è stato detto che appunto dopo la morte di Natsuki comunque si assiste anche alla morte di Yuri, quindi probabilmente sta cercando di compensare tra virgolette per far sì che tutte e due alla fine dei conti ragazzi si ammazzino probabilmente. Non so perché sto dicendo queste cose assolutamente orribili, ma penso che sia per questo. Ok, adesso Yuri esce, va a bere dell'acqua. È successo qualcosa? No, io a Yuri non ho fatto assolutamente niente. Ok, io mi auguro che sia questo il motivo, ragazzi, perché se no veramente mi arrabbio. Ma scusa, abbastanza deludente, com'è possibile? Sto selezionando tutte parole che le piacciono. Per esempio, oggi ho notato che hai trascorso un po' di tempo con Yuri. Non che mi interessi con chi passi il tuo tempo. In fondo mi hanno insegnato a non aspettarmi nulla dagli altri. Infatti non è che ti stessi aspettando. Comunque dovresti perlomeno dare uno sguardo alla mia poesia. Potresti riuscire a imparare qualcosa. Ok, questa è nuova. Questa è nuova, ragazzi. Ok. Sì? Dimmi, perché oggi non sei venuta a leggere con me? Eccala, eccala. Allora sta funzionando tutto bene, ragazzi. Ti stavo aspettando, ti ho aspettato per tutto questo tempo. Era l'unica cosa che attendevo con ansia oggi. Perché hai rovinato tutto? Preferisci Yuri? Faresti meglio a non frequentarla. Mi stai ascoltando? Yuri è una psicopatica. Ormai dovrebbe essere evidente. Quindi gioca con me piuttosto, d'accordo? Giocherina, tu non mi odi, vero? No, 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 non ti odio, no. Mi odi, no, no. Vuoi farmi tornare a casa in lacrime? No che non voglio, no. Questo club è l'unico posto in cui mi sento al sicuro. No, 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 no. Non rovina, no, no. Non fa, no. Non voglio. Smettila. Gioca con me. È tutto ciò che mi rimane. Gioca con me.
successo? Non volevo spaventarti. Ma che sta succedendo? Stai facendo un gioco horror? Sembra che stai giocando a Resident Evil. Che è uscito? Nemesis? Mo si è vista una cosa bruttissima. Era questa la morte di Yuri, quindi, perché è uscita la scritta fine, anche se al contrario. E quindi, vedi, ha detto che la poesia è ricca di metafore, cosa che non è possibile perché ho selezionato tutte parole per Natsuki. Beh, sai che a Yuri piace questo stile, vedete ragazzi, il gioco l'ha rigirata un po' come ha voluto lui, fondamentalmente, perché io avevo scelto parole solo per Natsuki. Quindi Natsuki è sparita? È sparita? È finito? È finita così, ti prego aiutami. È andata, ragazzi, credo che con Natsuki sia andata. Ok, Yuri sta per cominciare ad impazzire, credo. Leggiamo questa poesia speciale. Un sogno, già l'avevamo letta. Ok, Natsuki è qui. Quindi credo che, diciamo che la sua morte è quella probabilmente. Io adesso, ragazzi, comunque arriverò alla fine, credo, per vedere un po' cosa succede più che altro. Ok, di nuovo queste cose orribili che già abbiamo visto. Sì. Ok, adesso io non so se la cosa si buggerà, probabilmente sì, infatti. Io intanto continuo a scegliere parole indirizzate a Natsuki, ma non credo che vedremo altro comunque a questo punto, nel senso che probabilmente era quella la cosa che dovevamo vedere, per cui continuerò a scegliere parole per lei, ma non credo ci sia molto altro da vedere fondamentalmente. Ok. Attenzione, Yuri ha detto: sei pronto per continuare a leggere? Ed ecco qua che interviene Natsuki. Ti avevo detto di non. È di nuovo in ritardo. Ok. È proprio necessario interrompere le mie conversazioni con le tue urla incessanti? Di che stai parlando? Lo dici come se lo facessi di continuo. Non stavo prestando attenzione, ok? Mi dispiace. Diamine, che ti prende ultimamente? Guarda, ho riflettuto un po' su quanto è successo ieri. Sono sembrato un po' più ostile di quanto avrei voluto essere. Credo di essermi sentita minacciata. Ma sono consapevole che ciò che stiamo facendo ci riguarda tutti. A nessuno importa. Perché non vai a cercare qualche moneta sotto i distributori automatici? Mamma mia, che malefica! Oh cielo, sono di nuovo arrivata per ultima. Ti stavi esercitando di nuovo al piano, sì? Vabbè, Yuri, ragazzi, l'ha cacciata via praticamente. L'ha tipo umiliata anche. Abbiamo già dei programmi per oggi. È così, Yuri, esatto. Giocherei già impegnata a leggere un romanzo insieme a me. Non sei contenta, Monica? Sono riuscita a farlo appassionare alla letteratura. Credo volevo solo, anzi, non importa, davvero non importa. Fate come vi pare. Ok, vabbè, vuole preparare del tè, ragazzi, questo pure già l'abbiamo visto, perché adesso andrà a prendere l'acqua, credo. E quindi adesso usciremo per andarla a cercare di nuovo. Quindi, vabbè, la vedremo col braccio totalmente tagliato. Pensavo che nel secondo giorno dicesse avuto un déjà vu, però giustamente, siccome non abbiamo vissuto la cosa il giorno precedente, non possiamo aver vissuto un déjà vu. Non so, ragazzi, è tutto strano perché comunque è un po' diverso, ovviamente, da quello che abbiamo già giocato. Dico, a parte i dialoghi, quello che sta succedendo, come stanno succedendo le cose, capite? Per cui, ovviamente, adesso di nuovo vedremo la sua cutscene. Eccoci qua, infatti. Purtroppo arriverà il momento in cui ci chiuderà, credo, in cui ci guarderà, ragazzi, in quel modo assolutamente orripilante, purtroppo. Ci chiude nel ripostiglio. Ok, purtroppo sì, io non voglio guardarla, ragazzi, veramente non ce la faccio, non ce la faccio, non, è troppo terrificante. Ok.
Perfetto. E per cui facciamola leggere a Natsuki, ovviamente, prima di tutto. Questa va bene, quasi quanto quella di ieri. Vuol dire che te la stai cavando bene, anche se passi il tempo esclusivamente con Yuri. Penso comunque sia bella avere delle attività in comune. Ok, questa ragazzi è il foglio, insomma, in cui ci confessa di avere delle preoccupazioni per Yuri. Adesso ovviamente Monica le cancellerà la memoria, purtroppo. Ok, devi passare con il tempo con Monica. Solo Monica, solo Monica. Per cui diciamo che la cosa comunque si indirizza sempre, ragazzi, verso... Ma che cazzo? Oddio, raga. Ma ha preso un infarto, vi giuro che... Oddio, penso veramente che dovessi riavviare... Oh mio Dio, oh mio Dio. Cioè, purtroppo, vi stavo dicendo, il gioco sta comunque indirizzando sempre e solo verso la sua route, ragazzi. Verso la sua morte. Non la posso guardare. Non ce la faccio, non ce la faccio. Ok, corsa via. E adesso io risponderò sì, perché ieri Gesù ho risposto di no. Vabbè. Qua dovrebbero organizzarsi per il festival, ma mi chiedo, alla fine di tutto comunque vedremo solo ed unicamente, ragazzi, la morte di Yuri, credo. Quindi suppongo che quello che avremmo dovuto vedere di Natsuki già l'abbiamo visto. Non accetterò questa volta, ammetto di no, quindi purtroppo quello che dobbiamo vedere lo dobbiamo vedere di nuovo. Scusate raga, veramente non ce la posso fare. Eccoci qua. Infatti. Ok. Perfetto. Adesso ovviamente le rimuoverà dal gioco e quindi di nuovo ci ritroveremo da soli con Monica. Tra l'altro proverò a fare anche un'altra cosa che mi è stata detta, perché quando si riavvia il gioco da zero, nel senso lo si resetta proprio dopo che magari si è ottenuto il finale per esempio con Monica eccetera, e si elimina il personaggio di Monica prima di avviare nuovamente il gioco, dovrebbe succedere qualcosa. Per cui magari, visto ragazzi che quello che ci eravamo prefissati siamo riusciti ad ottenerlo, abbiamo visto la cosiddetta morte di Natsuki, io direi che facciamo soltanto quest'altra cosa per vedere che cosa succede. Per cui ci vediamo ragazzi tra un attimo. Per cui ovviamente adesso cancelliamo il personaggio di Monica, rientriamo in game e ovviamente adesso si buggerà. Ok, adesso Monica ha, diciamo, ripristinato il gioco, tra virgolette, anche se comunque è una versione corrotta del gioco, perché ovviamente lei non c'è più. Per cui fatemi vedere se è possibile già eliminare il file in questione. Infatti, ragazzi, è possibile già cancellare il file first run, quindi sarebbe a dire quello che fa sì che il gioco sia buggato, tra virgolette. Per cui adesso di regola dovremmo entrare sempre nella cartella di gioco. Il punto è che qua Monica non c'è. Forse ragazzi aspettate, perché adesso se io avvio il gioco, ovviamente comunque il gioco percepisce che c'era un'altra partita in corso, quindi mi chiede se voglio riprendere da lì. Ovviamente io dico di cancellare i file esistenti, quindi adesso ha eliminato i file che c'erano prima, per cui di regola appunto adesso il gioco è resettato. Per cui dovrebbe incominciare normalmente con tutti e quattro i personaggi. Infatti ci sono tutte e quattro. Ma io voglio appunto vedere se adesso, prima di avviare una nuova partita, mi è possibile eliminare dalla cartella di gioco Monica. Infatti è qui fra gli altri personaggi, ragazzi. Quindi ancora prima di avviare una nuova partita, eliminiamo Monica dalla cartella dei personaggi e vediamo cosa succede avviando una nuova partita resettata. Ok, quindi eliminiamola già e avviamo una nuova partita. È sempre, ragazzi, interessante scoprire cose nuove.
Non è possibile. È qua, ragazzi. Ma se io l'ho cancellata e adesso ricontrollo, ragazzi, ma sono sicura di averla eliminata. Infatti l'ho eliminata, ragazzi. Allora, andiamo ad avviare una nuova partita e vediamo cosa succede. Perché fra i personaggi non c'è, ragazzi, quindi sono curiosa. Cosa? Questo? Che cos'è? Oh no, no, non può essere vero. Che cosa? Non può essere tutto qui. Cos'è questa roba? Cosa sono io? Basta, basta, vi prego. Ok, ragazzi, non abbiate paura perché ho messo io come immagine di sfondo Monica sul mio desktop, quindi non è che ce l'ha messo il gioco, era già così. Ma cosa è successo? Raga, non so perché succede questo se io elimino Monica. Che cavolo c'entra? Che cavolo c'entra, Sayori? Che non succede niente, ragazzi, se clicco. Non so, ragazzi, che cosa può voler significare sta cosa, sinceramente. E non succede assolutamente nulla. Cioè, assolutamente nulla. Eliminando Monica da subito. Quindi non è successo niente di eclatante, ma è successo qualcosa di strano. Però io pensavo che c'eresse qualcosa con Monica, nel senso, visto che abbiamo eliminato lei, che magari facesse qualcosa lei. Però vabbè, mi è stato detto che comunque nella cartella di gioco, ragazzi, tipo dei file racchiudono dei codici tipo segreti da scoprire, eccetera. Se avete in qualche modo, ragazzi, qualche indicazione da darmi per scoprire questi codici, anche se credo che sia una cosa forse un po' troppo complicata da fare, vi invito a farlo magari qua sotto in commento o comunque magari mandarmi dei messaggi su Instagram per vedere magari se possiamo scoprire anche qualche altro aspetto insieme su Doki Doki. Per cui questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.